Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questo unboxing della Halo Legendary Crate del mese di ottobre o novembre, è bimestrale, non mi ricordo quale dei due mesi sia. Adesso si scopre che in realtà era agosto, no, scherzi a parte, questa è la seconda crate del terzo anno di questa serie e manca la prima perché semplicemente è andata perduta, ci sono stati problemi, mi deve ancora arrivare, il servizio postale tra quello internazionale e italiano non è dei migliori, ogni tanto succedono questi casini, sono stato sfortunato ma devo dire che inoltre ormai quasi 4 anni con Loot Crate non mi hanno mai fatto mancare nulla, che sia tramite un rimborso, che sia tramite la crate anche se magari in ritardo, comunque mi è sempre arrivato tutto. Questa qui è la seconda. Il motivo per cui ho deciso di abbonarmi, e questi sono tutti i prodotti che ho acquistato io, non me li hanno mandati, che ho deciso di abbonarmi a questo terzo anno è perché in ogni mese ci sarà una figure del Noble Team di Halo Reach. Nel primo mese c'era Carter, in questa qui mi pare June, nella terza, che forse è ancora acquistabile, c'era Kate. Pian piano arriveremo, dopo naturalmente un anno, vi ricordo che è bimestrale, ad averli tutti quanti. Quindi, come al solito, tutte le informazioni, link, eventuali codici sconto, lascio tutto in descrizione. Apriamo la crate. Ok, non si vede un cavolo perché è tutto in scatolato, ma andiamo con ordine. Tra l'altro bello anche il simbolo qui della scatola, che sarebbe una mano che impugna le tre frecce, perché il simbolo degli Spartan è un'aquila con una saetta in una zampa e tre frecce in un'altra, che volevo pure tatuarmelo prima o poi perché mi piace particolarmente come simbologia. Comunque, iniziando dalla t-shirt, sì, ad occhio e croce c'è giù un Instacrate, ma cioè, oddio, l'avevate già visto, è vero, perché è aperta qui la scatola. Questa è la maglietta UNSC, carina, devo dire, non è un colore che mi piace particolarmente, però preferisco su questo bianco un po' sporco, cioè nel senso non è proprio un bianco bianco uovo, ok, piuttosto che un marroncino, un beige. Comunque la maglietta non mi dispiace e ci sta, almeno le magliette di Loot Crate sono sempre, a mio avviso, di qualità. Ho veramente troppe t-shirt in questo momento. Proseguendo, troviamo poi la figure. Come vi dicevo, c'è June. Visto che al contrario dei Funko, queste qui le espongo tutte. Perfetto, una volta estratta e montato, questo qui è il risultato finale. Lo mettesse a fuoco al posto della mia faccia, ok? Devo dire che tra tutte le figure proposte da Loot Crate nel corso degli anni, queste qui di Halo sono tra quelle qualitativamente fatte meglio, molto ben dettagliate, ottimi materiali e da vedersi, e adesso le ho spostate sopra, non si vedono, perfetto, e da vedersi sono veramente molto piacevoli. Queste qui poi del Noble Six, dove magari non si vedono le facce, non si vedono gli occhi, che di solito sono quelli che a livello di pittura magari potrebbero far storcere il naso, queste qua fantastiche. Quindi strapromosse queste crate, a dire la verità, le ho prese praticamente solo per queste e il mio bel June lo appoggio qui. Poi la spilla... è andata male. Continua la storia delle spille dorate, quelle un pochino più rare. Ho trovato praticamente le prime 3 su 6, forse poi ne ho trovate un'altra nel corso del secondo anno, non mi ricordo, e ci ho perso le speranze. Ormai la collezione di spille dorate non sa da fa. Comunque il Mongoose, bellissimo. A questo giro a quanto pare ci sono i veicoli. Non mi ricordo quale ci fosse nella prima, non so quali ci saranno in quelle future. Comunque, terzo oggetto, dovrebbe essere un foulard. Pensavo una bandiera, ma in realtà mi sa che è un foulard. Una sciarpa? È una sciarpa. Giustamente, parliamo di June, un cecchino che ha una sorta di foulard intorno, anche se quello magari è tecnologico, questo qui è solo tessuto. No, è un foulard, scherzavo. Bello grande, bello il colore, bello il materiale, devo dire che molto comodo. Finirò il video con questo addosso, ok? Proseguendo, classico poster... che poi è sempre un inferno da rimettere dentro, però sti poster almeno sono carini, questi potrei addirittura appenderli da qualche parte, troviamo. Quindi presumo che anche nelle altre crate ci siano i rispettivi personaggi. Ultimissimo oggetto di questa crate. Ok, no, tecnicamente l'ultimo oggetto è questo foglio che è tipo il progetto di un Mongoose, che rappresenta i file segreti che c'erano nelle scorse crate. In questo caso c'è la spilla del Mongoose, c'è il suo progetto però. Il vero ultimo oggetto di questa crate pesa un quintale, si può immaginare, esattamente. Una pratica tazza! Di quelle che piacciono a me. Allora, qui vedete Noble Team. Una di quelle che piacciono a me perché non è una stampa appiccicata sopra, si vede che è appiccicata, ma tutta la tazza è fatta con un determinato formato. Tramite Loot Crate sto avendo una collezione di tazze assurde. Io non uso tazze praticamente. Allora, innanzitutto io per tazze intendo le scodelle, tipo, ho fatto sempre colazioni in quelle, non queste qui con il manico. Ma a parte tutto, io non le uso più di tanto, quindi le metto piano piano in giro per la camera. Ok, forse mi si era bloccata un attimo la webcam, non ne sono sicurissimo. Comunque, facendo un recap e mettendo da parte la scatola. Tazza, poster, spilla
E la maglietta, devo dire, è sempre fatta di qualità. Non so come si possa non fare una maglietta di qualità, me ne rendo conto. Però queste sono fatte bene. Quindi promuovo anche quelle figure, che comunque rimane il pezzo forte di questa serie. E, ah, quasi dimenticavo, ci sto prendendo abitudine, ma col caldo che fa qui dentro, un bellissimo foulard dovrebbe essere. Comunque un foulard che rappresenta più o meno quello indossato da June in Halo Reach. Tutto questo alla modica cifra di 46 euro, che non è mai così, perché con tutte le offerte che ci sono, tra il mio codice sconto, tra tutti gli altri, viene quasi sempre almeno un 30% in meno. Comunque, tutte le info in descrizione. Ragazzi, per quanto riguarda questo unboxing è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e di vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci vediamo alla prossima. Madre Teresa, Elite Teresa di Calcutta. Ciao a tutti, ragazzi!